giornata molto positiva qui a Sezze. Abbiamo visto, lo chiamavano Gigrobò, platea entusiasta. Mi dispiace di non aver registrato il grande boato che c'è stato alla fine e farlo di entusiasmo, per un pubblico molto attento. Devo dire che c'è poi il discorso del rapporto, che anche questo secondo me è molto interessante come sottotesto, tra i due, cioè l'uomo e la donna, no? Cioè, abbiamo un protagonista che non sa andare con le donne, una ragazza abusata, e sarebbe la coppia più difficile di tutte da trovare. Insomma, da questo punto di vista mi sembra che descriva molto bene. Quindi è stato un successo pazzesco, è stato importante vedere questo film, non ci scordiamo che è stato un film che ha vinto numerosi David di Donatello, ha dominato 2 anni fa sia il botteghino che i premi di tutta la nazione ed è un film che non è un caso sia particolarmente riuscito gradito ai ragazzi perché racconta, si sono sentiti raccontati attraverso un genere che amano molto, che è quello supereroistico. Credo che il cinema d'autore introdotto in maniera organica dentro la scuola italiana possa sbloccare tantissimo il problema della motivazione. Quindi lavorare ancora sul cinema, aiutandolo come fa il progetto ABC della Regione Lazio tramite schede, incontri con gli autori, eccetera, risulta essenziale per studiare di più, studiare meglio.